perché Allora, mister, una bella vittoria, perché tre punti credo che siano importanti a questo punto per staccare anche la seconda. Diciamo che il punteggio forse è un po' bugiardo, visto le occasioni da gol. Io ho visto la tua squadra molto ben determinata, molto messa bene in campo, ho visto una bella partita che mi è piaciuta. In prima, anche se era la prima contro l'ultima, cioè, fino a un certo punto non si è visto molto, anche se, come ripeto, cioè, voi siete davvero una bella squadra. Loro hanno avuto forse alcune occasioni da gol che non hanno sfruttato per merito del tuo portiere, però a livello di gioco voi siete più forti, anche se, ripeto, mi ripeto ancora, come numero di occasioni, insomma, lì hanno la contestazione all'arbitro che sinceramente io non ho capito, perché voi vi ha fermato un fuorigioco allucinante, poi era vicino alla tua panchina, l'avrei visto meglio di me, comunque erano 10 metri indietro e quell'uomo era in porta, quindi cioè, ci sono errori che credo che ci stiano, almeno io l'ho vista così, dimmi tu. Ma hai detto tutto te, io che andavo. No, noi è una partita che noi temevamo molto, perché quando poi giochi contro l'ultima classifica a Bedonia, sai che è sempre un campo difficile a livello proprio fisico, è una partita che noi temevamo, il 4-1 può darsi che sia anche un filino bugiardo, no? Però la partita non è mai stata messa in discussione, noi abbiamo attaccato e loro si sono difesi e facevano questi lanci lunghi, però hanno fatto quello che dovevano, per cui ripeto, una partita che noi temevamo molto e l'abbiamo vinta con pieno merito, e adesso proseguiamo su questa linea che abbiamo intrapreso. Sì, non sono tanto d'accordo sul fatto del punteggio e perché sull'1-0 loro hanno avuto due occasioni, voi avete tirato in porta una volta, no? Sull'1-0, loro, anche se per dire la vostra pressione è stata sempre costante, cioè in pratica c'era una squadra che era in campo per vincere, loro hanno sempre reagito solamente quando sono stati in svantaggio e prima invece pensavano solo, come dicevi tu, a difendere e a fare lanci lunghi, ma sull'1-0 hanno avuto due occasioni, il tuo portiere ha fatto due salvataggi molto belli, cioè è sempre stato un po' possono andare anche sul 3-2 se ti ricordi. Queste partite qui bisogna avere la pazienza di giocarle, di aspettarle, perché all'inizio sono partiti molto forte. Sì, infatti 5 minuti. No? Sapevamo che potevano partire, noi ci siamo messi bene dietro e poi sapevamo che alla prima occasione, o comunque noi abbiamo grossa qualità davanti, avremmo potuto fare gol. Così è stato, poi quando abbiamo fatto gol si sono aperti degli spazi, loro poi alla fine è chiaro che abbiamo rischiato qualcosa perché hanno giocato con 4 attaccanti fermi là davanti. È chiaro che noi potevamo fare anche 5 gol e loro potevano al limite anche farne qualche d'uno. Comunque, però, mister, davvero complimenti, perché è veramente una bella squadra e anche una bella partita. Cioè, anche il Bedonia credo che abbia tenuto il campo molto bene. Me lo aspettavo esattamente così come l'ho visto, perché noi sono tanti anni che veniamo a giocare qua a Bedonia e è sempre un campo che temiamo, perché fanno della loro forza fisica, della loro cattiveria agonistica, la loro arma migliore. Noi dovevamo solamente aspettare un attimo che si scoprissero, perché noi abbiamo qualità davanti e quando una squadra si sbilancia noi riusciamo a colpire, ecco. Cioè, era bellissimo vedere il tuo attacco oggi, te lo dico, cioè, mister, mi sono proprio divertito perché stop, cioè, veramente tutto molto bello. Poi devo dare anche merito che verrei tutte le domeniche a giocare qua, perché è un campo questo meraviglioso, cioè se tu hai le giocate che proviamo qualche volta in allenamento, su un campo come questo ti possono anche riuscire. Sì, ma infatti bisogna fare i complimenti veramente a chi si fa un mazzo così a tenere questo campo, che è veramente, io penso sia il più bello della prima categoria, per cui un grosso complimento a questa società che fa grossi sacrifici, perché è chiaro che non avrà un bacino di giocatori e tutti gli anni fa un po' fatica, però è un centro veramente molto bello, faccio un grosso in bocca al lupo a Bedonia. Ok, ho parlato con il mister della Borgonovese, gli ho detto che secondo me più bugiardo il risultato non poteva essere, perché 4-1 credo che non sia proprio il risultato giusto, nel senso che a occasioni forse non più Bedonia, ma cioè sicuramente quasi uguali.
Loro sono una bellissima squadra, hanno un attacco che tutte le volte che prende palla crea danni nella difesa avversaria, cioè sono quadrati, cioè insomma sono primi in classifica e si vede che sono una bella squadra. Però il Verona oggi sinceramente a numero di occasioni devo dire che non so se sono incapacità o sfortuna, però è sempre stato in partita, nonostante 4-1 è una squadra che fino a 5 minuti dalla fine è stata in partita. Ha fatto degli errori individuali tipo il primo e secondo gol con Ferrari sulla fascia che, cioè, invece che attaccare la palla l'ha lasciata rimbalzare dietro l'uomo gli è partito, però sempre gol uguali tra l'altro, perché sono stati cross dalla fascia, cioè l'uomo che scappa sulla fascia e che la manda al centro e facevano gol. Niente, io non so se l'ho riassunta bene o male, dimmi tu. No, perfetto, l'analisi perfetta. Sono anche contento che finalmente sia venuto qualcuno a vedere, così evitiamo di scrivere delle cose assurde sul tuo sito, perché io credo che non si possa dare dei giudizi soltanto vedendo i risultati. È vero che abbiamo perso, da quando sono arrivato io questa è la sesta partita, ne abbiamo perse 5, è chiaro che i numeri ci danno tutti conto, però io sono stracontento della prestazione dei ragazzi in tutte le partite. Io escluderei soltanto la prima con la Bobbiese, dove però abbiamo creato lo stesso occasione da gol. Io poi le altre partite credo che nessuno ci abbia mai messo sotto e abbiamo sempre da recriminare alla fine, quindi lo spirito è quello giusto. È chiaro che abbiamo delle lacune, sono evidenti, perché insomma se vai a giocare con come abbiamo fatto oggi, senza Caldi e Chiappini che dovrebbero essere i gioielli di questa squadra, è chiaro che le difficoltà, gli errori dei singoli evidenziano un po', amplificano un po' tutto il nostro lavoro e i nostri errori. Però io ti dico, il 4-1 non lo puoi andare a raccontare, nel senso che sì, cioè, infatti, dici hai perso 4-1, basta. Stai zitto, ma cioè, è quello invece l'1-0, cioè, diciamo che un po' di, a parte che si vedranno i filmati, però, perché ho preso tutto, quindi cioè, in pratica sull'1-0 loro avevano fatto un tiro in porta, hai avuto due occasioni da gol con due bellissime parate. Sia importante proprio come si tiene il campo, cioè io ho visto una squadra ultima in classifica con 20 e rotti punti di differenza, ha tenuto il campo quanto la prima della classe, quindi è questo che è importante per uno che allena, vedere come tiene il campo. Poi non si può fare neanche il conteggio delle occasioni da gol, perché magari è capitato mille volte che vinci la partita facendo un tiro in porta. Beh, questa è la bellezza del calcio. Esatto. Quindi io non sono d'accordo con qualcuno che dice che le cifre sono tutto, ecco, io la vedo più a largo raggio e butto dentro più componenti per tirare un giudizio. Su quello sono d'accordo anch'io, cioè i numeri non contano niente, perché il calcio non è una materia scientifica, però alla fin fine qualcosina insomma di conta sempre. Io credo però che, cioè, io sento sempre qualche giocatore, telefono per sapere come è andata la partita, e tutte le volte mi dicono, sì, anche quando perdi con un gol di scarto così, tipo credo domenica scorsa anche domenica scorsa. Ho detto che c'è, però il Bologna che ha creato, cioè in pratica sì, poi io ribadisco una cosa che ho già detto ad un'altra TV domenica scorsa, lo so anche perché per conoscenza diretta, avendo una figlia che fa l'arbitro, quando la classifica tu sei in fondo e sei così distaccato diventi un po' il tirocinio per gli arbitri, quindi ti mandano degli arbitri sicuramente non all'altezza della situazione, capita di trovare quello bravo, ma molto spesso capita quello che non è all'altezza della situazione e difficilmente per la paura di regalarti qualcosa ti fischia il giusto. Sì. Ora sta succedendo questo. È anche vero, e lo sappiamo benissimo, tutti quelli che hanno giocato lo sanno come funziona, però oggi sinceramente forse il terzo gol, poi lo vedremo, perché dalla tribuna, cioè, il gesto poteva essere anche naturale, no? No, però te lo ingrandirò, mister, così sapremo. Però obiettivamente è scivolata sul braccio. Sull'1-0 ha fermato un fuorigioco di 15 metri, cioè proprio l'incapacità. Cioè, infatti io non ti sto dicendo che ti sto dicendo che mandano degli arbitri che sicuramente non sono all'altezza, non ho detto che ci fanno dei torti o che ci fanno sicuramente non dei favori. Proprio perché non sono preparati, secondo me. Cioè, io ho visto anche proprio degli errori di regolamento nelle partite precedenti, non oggi ma nelle partite precedenti ho visto degli errori proprio di regolamento, e anche la perla oggi di non farci battere, la punizione dal limite a 2 metri dalla riga, scusa se rido, dal limite, e quando alla fine recuperare per infortunio del loro portiere, e quindi
siamo stati anche no, ma poi, al limite come si deve no fare. Al limite poteva sul fischio, no, sul fischio poteva non far, ma no, lui, il problema è che lui ha predisposto la barriera, allontanato i giocatori, ha fatto tutto quello, ha perso 20 secondi lui, ha agevolato la squadra che difendeva e in più l'ha agevolato ulteriormente non facendosi battere, perché, ma ti ripeto, per me è pura incompetenza, non c'è malafede, perché tratta un ragazzino che si permette di stare qui a discutere, a parlare, ci puoi chiacchierare tranquillamente, cioè, già quello lo vedo. Niente, mister, poi ho visto, cioè, sbaglio o il portiere Castiglioni aveva sta giocando bene, giocando con una contrattura, infatti ho visto che battevano, non riesce a calciare col destro, infatti calcia con il sinistro, non possiamo calciare dal fondo, dobbiamo sempre arretrare un giocatore per calciare. Comunque sono io. E poi mister, scusa, ma c'è la domanda delle 100 pistole, perché in questa settimana in tutta la valle si è sparsa la voce che di un ridimensionamento del Bedogna, cioè dei giocatori, cioè in pratica sembra che qualche giocatore debba partire, che parlano anche di te, che, cioè, non lo so, parlo a livello di ridimensionamento societario, non fraintendermi, non sto parlando per il fatto dei risultati o della squadra, sto parlando per un fatto proprio economico, cioè non so se tutti ne parlano e quindi, cioè, accolgo l'occasione per se sai qualcosa. No, del lato economico sinceramente non so niente, per quello che riguarda la questione tecnica sicuramente c'è da tornare sul mercato, perché a parte che è una rosa molto ristretta, ma comunque bisogna sicuramente cambiare qualcosina, perché tornando al discorso dei numeri, se tu sei ultimo in classifica e hai fatto 4 gol in tutto il campionato, significa che insomma, qualche problemino ci deve essere, quindi sicuramente ci sarà da rinforzare, cioè sostituire qualcuno, perché il cambio sarà questo, dovrà andare via qualcuno per uno che arriva, quindi il lato economico non penso che sia toccato, perché chi va via viene subentrato da un altro, sempre solite cifre, se ci se la fa con qualcosa di meno. E sicuramente io apprezzo la correttezza dei dirigenti, che ti dicono ci sono delle difficoltà e se vogliamo muoversi sul mercato è questo, va via qualcuno e viene un altro. Sicuramente non hanno soldi da aumentare, per aumentare. Sì, anche perché tu ti sei trovato la squadra fatta, quindi, cioè, sicuramente come tutti i mister certe cose le avrai sposate, certe altre no, perché è logico, no? Su questo non ci piove. È evidente che non è una rosa assortita benissimo, insomma, questo mi sembra evidente. Però io vedo l'impegno da parte dei ragazzi, cioè anche oggi, ti ripeto, giocare fino al 93esimo, domenica San Secondo, abbiamo preso il secondo gol sul rigore al 93esimo e abbiamo ricreato un'altra palla gol al 95esimo. È una squadra che comunque, con tutti i problemi, con tutte le lacune che ha, è una squadra che lotta fino alla fine. Quindi i presupposti per fare bene, per venire fuori, ci sono. Basterebbe ora acquistare un po' di fiducia. Anche perché il campionato è lunghissimo, cioè niente, mister. Ti devo dire, ho visto per la prima volta ogni punizione, ogni calcio d'angolo, uno schema. Purtroppo non hai quello che lo calcia, perché secondo me non la metteva nel punto giusto. Vedi, anche questo è di dedizione da parte dei ragazzi che ci credono. No, ma comunque infatti, cioè, io qualcosa non capisco niente di calcio, non so se, però qualcosa riesco ancora a vedere. E ad esempio, loro che erano in classifica non avevano questa preparazione, e sappiamo che il 50-60% dei gol, se non di più, arriva quasi sempre da... No, ti ripeto, io sono contento che sei venuto a vedere, così puoi vagliare un po' tutti quei commenti che vengono fatti sul tuo sito. Sì, ma sai, la chat, ne approfitto anche, perché la chat c'è Arlia, Bruciore, Godimento, cioè in pratica, cioè, io lo dico sempre, cioè la chat è il momento da bar, come nei bar, e va presa con l'importanza che ha. Sì, certamente, però tante volte nascono delle discussioni su cose inesistenti. Sì, no, anche che uno butta un sasso là nel... Sì, no, chiaro. Beh, ad esempio, ritorniamo, dai, tanto ci siamo parlati tanto poco che ti tengo qua un po' di più. Ad esempio, quando è successo che era uscita la notizia che c'era stato l'assedio all'arbitro, cioè quella cosa. Cioè, io l'ho scritta, ma io l'avevo presa TV Parma. No, ma l'avevo presa TV Parma, no, cioè, se un sitino come il nostro non
non può prendere. No, credimi, credimi, no, anche perché dopo io ci sono rimasto male. Riscontri, quindi sì, no, ma infatti ma cioè, non solo il dirigente Fecci mi ha scritto, io l'ho pubblicata, cioè gli ho detto, perché cioè, io l'ho preso da fare. Io tra l'altro devo fare tutta la domenica sera e mandare entro le 9 l'articolo a Videotaro, quindi cioè, hai capito che non faccio neanche in tempo a comprare la gazzetta, a guardare. Però obiettivamente se ci fosse un minimo di collaborazione da parte di tutti quelli che scrivono, io credo che sia una bella cosa poter parlarne. Purtroppo però c'è qualcuno che non so, rode di invidia, quindi no, dai mister, noi a Parma la chiamiamo l'Arlia, cioè in pratica il compiano gode quando non facciamo nomi, scusa, cioè, però no, tutti i giocatori, cioè le squadre qua ci sono derby da poi lo sai benissimo anche te, no? Cioè è normale questo, cioè quando si è nel bar, negli spogliatoi, credo che sia meno normale quando si va sul personale. Sì, no, quello sì, quando si offende. Infatti se io vedi, cioè io accetto, per dire, se mi dicono se scrivono Cassiani non capisci niente di calcio, a me sta bene. Se dicono Cassiani è uno stronzo, a me non sta bene, cioè nel senso è cancello e banno anche, logicamente non sono 24 ore, se adesso hanno scritto qualcosa sulla chat io non sono lì, devo cancellarla dopo. Niente, complimenti comunque davvero, perché cioè io oggi ho visto veramente una bella partita, mi sono divertito e credimi, e io promozione e prima sono 4-5 anni che non mi divertivo come oggi, perché ho visto 8-9 occasioni da gol di cui la metà per parte, giocare il pallone, veramente mi sono divertito, complimenti.